Per dare continuità ai 10 anni e i 2 mandati fatti per le opere non ancora realizzate. Il primo atto è quello che dicevo oggi, per fare le cose ci vogliono le risorse. Prima bisogna leggere attentamente il bilancio, vedere le risorse come sono messe, dopodiché capire che cosa si può realizzare. Oggi è necessario cercare di aumentare le risorse. Cosa vuol dire? Noi abbiamo fatto nei miei 2 mandati le 2 centraline. Le centraline danno dai 300 ai 400 mila euro l'anno. Ne mancano ancora 2 da fare. Bisogna fare quelle per incrementare le entrate finanziarie. Io sono stato il fautore dell'Unione Alta Ossola, che l'hanno fatta, è stata costruita durante il mio mandato, e quindi adesso, per le ragioni che dicevo prima, siccome ci sono 3 centraline, ci sono risorse autonome per gestire tutte le convenzioni che possono fare al servizio dei clienti, della popolazione, è naturale che noi abbiamo interesse a tornare dove eravamo. Perfetto.